I canali Ah, social, sì? sì, certo, Ah. forse, ripeto un attimo, Siamo arrivati a vediamo, 89.300 ormai, gli vediamo utenti se, che ci ecco, seguono sì, su Facebook, sono siamo, tanti, eh. esatto, non capisco perché Meta ha detto che fra qualche anno non c'è È più, così, è è la verità, chiuderà Facebook, chiuderà Facebook, e quindi chiuderemo anche vabbè, noi. certo, vabbè, ma fra qualche anno, vabbè. Qualche Allora, intanto anno. buongiorno agli ospiti di oggi che arrivano dall'ospedale Valduce di Como, Emanuele Rondonotti, Franco Radaelli, buongiorno a Buongiorno. voi, buongiorno Ma dottori. siete venuti a prenderci? No, buongiorno a tutti. No, penso che ci al momento interessa, stiamo. gli interessa portarci via. Ah, no, qua. Ok. Allora, oggi sono qui perché nel pomeriggio alla Pinacoteca di Como, via Esatto. Diaz, alle 17, l'ingresso è libero. Come sempre, c'è questo incontro con Como in Salute, organizzato dall'Ordine dei Medici della nostra provincia. E salutiamo il dottor Spata, come sempre, della sua cortesia, che ci ha fatto anche nel essere media partner di questo evento. Allora, parliamo oggi di problemi, sintomi, meglio, gastrointestinali e celiachia. Dottore, prego. Buongiorno È un a tutti. Tema Buongiorno, anche qua buongiorno. che è un po' vasto sicuramente, ma prego, Il tema è senza dubbio di ampissimo respiro. Ampissimo, molto bravo. Parleremo infatti in generale di sintomi gastrointestinali. Quali sono? Sono tantissimi. Cioè, il famoso mal di pancia. Il famoso mal di pancia, ma anche il famosissimo mal di stomaco. Mal di stomaco. Perché i sintomi gastrointestinali sono alti, sono bassi, ecco. sono di tutto. Ah, è vero, cioè anche lo cioè, mal di certo. stomaco. Quando pancia, dice, cioè, mal di stomaco. Ma c'è anche la testa spesso che influisce sui sintomi gastrointestinali. Anche la cefalea, dottore. E infatti anche la cefalea, anche le turbe emotive influiscono sui sintomi gastrointestinali. E infatti nell'incontro di oggi ci saranno tre validissimi gastroenterologi. Anzi, mi fa piacere presentarli. Uno sono io, Franco Radaelli, sono responsabile dell'unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale Valduce. Poi c'è Emanuele Rondonotti, che è il mio valido collaboratore, sì. che è responsabile dell'endoscopia dell'ospedale Valduce. Ah, quella cosa simpaticissima. Simpaticissima, dottore. Quel simpatico esame. Dottore, lei fa un esame bellissimo, devo dire. Le vogliono bene i pazienti. Le vogliono bene i pazienti. Ma sicuramente quando, sì. Quando i pazienti vengono a trovarla sono felici, no, di venire. Felicissimi. Grazie soprattutto ai farmaci sedativi che utilizziamo, dopo sono felicissimi. Ecco. Ah no, beh, con i farmaci sedativi è tutto più facile. È tutto più facile, bravo dottore. Vabbè, no. Okay. Ma ci sarà anche Maddalena Terpin, Maria Maddalena Terpin, che è la responsabile dell'ambulatorio delle malattie infiammatorie croniche intestinali dell'ospedale Sant'Anna. E poi ci sarà anche la dottoressa Valentina Borghesi, della sì. Fondazione Macchi di Varese, che è anche la consulente psicologa del nostro ospedale, dell'ospedale Valduce. Ok, perfetto. Ecco, quindi vedete che ci sono gastroenterologi, ma c'è anche una psicologa, perché i rapporti tra mente e intestino sono dei rapporti molto stretti, e quindi è importante talvolta anche avere il supporto di figure che non sono necessariamente di competenza specialistica gastroenterologica, ma anche di altre discipline. Questo mi incuriosisce molto, però credo che si può rimandare a oggi pomeriggio questa cosa. Eh beh, sì, dai, non spoileriamo no, proprio no, tutto. No, infatti, no, ma devo dire che in effetti curioso sì, perché a volte anche quando sei stressato interagire ti viene tra la psicologa appunto certo. e il gastroenterologo che sì. sembrano due figure sono due figure molto complementari nell'ambito della gestione dei disturbi funzionali dell'apparato digerente. Ci sono le malattie organiche dell'apparato digerente che sono per la maggior parte di competenza specialistica gastroenterologica, poi ci sono le malattie funzionali dell'apparato digerente, cioè le malattie che non sono né infettive né tumorali né infiammatorie, che invece hanno necessità spesso di una diciamo interazione tra specialista gastroenterologo ma anche altre figure professionali. Intanto per dottore, la sì. dottore Franco Redelli, facciamo vedere anche questa che è la locandina ufficiale appunto di oggi, dove c'è una salute. Bellissima spina di grano, giusto? Celiachia e sintomi gastrointestinali, Franco Redelli, Emanuele Rondonotti appunto, e poi tutti gli altri relatori, Valentina Borghesi appunto, che diceva lei, se ne parla alle 17 alla Pinacoteca di Como. Ecco, come abbiamo detto prima, dottore, è abbastanza facile, cioè mal di stomaco o mal di pancia, ecco, sono abbastanza frequenti comunque, comuni, diciamo, fino anche comuni? Sono comunissimi, perché comuni, ecco, bravo, comunissimi, bravo, comunissimi, è una bruttissima parola, ma rende molto. Però rende l'idea, bravo, esatto, esatto. esatto. Diciamo una prevalenza nella popolazione 20, 30, 40% a seconda delle fasce d'età, sempre okay, più okay. comuni anche nei giovani ragazzi. Okay. I sintomi gastrointestinali purtroppo sono spesso causa di assenteismo dal mondo del lavoro,
la gente non sta bene e non va a lavorare, ma soprattutto noi vediamo anche molti ragazzi che non stanno bene e non vanno a scuola, e quindi diventa un problema sempre più importante anche in termini economici, diciamo, quindi va affrontato veramente a campo largo. Come Salute 2024, questa è anche l'altra la locandina ufficiale, i medici professionisti del nostro territorio che sono a disposizione, come Franco, come Emanuele, a disposizione per darvi le risposte. Per oggi ci stanno facendo una piccola anticipazione, ma oggi nel pomeriggio risponderanno più adeguatamente. A parte la simpatia dei, sì, dei pazienti quando il dottore viene a fare l'endoscopia. Quando la vedono dicono vabbè, comunque, no, al di là di questo. Non solo così. È un esame comunque importante. Sono esami, certo, che possono dare delle informazioni estremamente importanti, bravo, che possono cambiare la sorte anche del paziente stesso. Cioè si decide di farli quando si pensa che possano darci delle informazioni utili per poi agire in senso terapeutico. Cioè di solito noi pianifichiamo degli accertamenti, soprattutto quando si parla di accertamenti invasivi, quando pensiamo che questi ci diano effettivamente delle informazioni che poi possano cambiare il nostro atteggiamento nei confronti della gestione del paziente. Anche solo, certo, sapere che in quell'organo, in quella parte, in quel tratto che andiamo ad esplorare non troviamo una patologia importante è rassicurante per il paziente e ci permette magari di orientarsi verso altre possibili idee diagnostiche e magari prendere altre vie anche in termini terapeutici. Quindi sì, sono esami che magari non sono simpaticissimi ma che hanno davvero una loro utilità. Quando scherzavamo, chiaramente, quando vengono utilizzati nella maniera corretta. Ecco, la celiachia? La celiachia è una condizione che colpisce circa un 1-2% della popolazione italiana, quindi non proprio poche persone. È una condizione molto particolare, è una cosa quasi unica nell'ambito della medicina, perché si conosce molto bene qual è l'elemento che determina il danno, nel caso specifico il glutine, nei soggetti che sono geneticamente predisposti, quindi solo in questi soggetti. L'introduzione del glutine con l'alimentazione. È trasmissibile da madre a figlio? C'è una quota di trasmissibilità legato al fatto che sta trattandosi di una malattia genetica. C'è un passaggio di una parte di geni da madre a figlio, da padre a figlio. Però ci tengo a sottolineare che a differenza di alcune altre patologie per cui si conosce molto bene qual è la trasmissione, qual è la percentuale, se tu hai un genitore affetto hai un tot per cento di rischio di sviluppare una conseguente patologia, nel caso della celiachia in realtà si eredita più che altro un pacchetto di geni, perché è una malattia poligenica, e quindi si eredita tutto sommato non la patologia ma la predisposizione a svilupparla nell'arco della vita. Quindi non è detto che il figlio che nasce all'interno di una coppia in cui uno o rarissimamente tutti e due i genitori sono celiaci svilupperà sicuramente la patologia nel corso della sua vita, ha maggior rischio di farlo ma non è detto che lo farà. Ecco, allora io credo che l'argomento celiachia è straordinariamente importante, dottore Rondonotti, oggi se ne parlerà diffusamente, sì, anche per capire quali sono i sintomi. È una cosa abbastanza, diciamo, recente tutto sommato, però passi in avanti ne sono stati fatti, poi magari ne chiuderemo. Prego. Sì. Io sono convinto di una cosa: voi vi starete chiedendo, ma sto titolo, sintomi gastrointestinali e celiachia, ma mi ha anticipato, bravo ma dottore, ma che c'entra uno con l'altro? No, ma mi ha anticipato, bravo dottore, perché in effetti il titolo può essere di difficile comprensione, fuorviante, ma in realtà siccome abbiamo a disposizione 90 minuti più o meno, questi incontri durano un'ora e mezza circa, di cui ci saranno qualche presentazione frontale con qualche diapositiva, ma soprattutto noi vorremmo interattività, esatto, quindi bravo, con il pubblico, quindi tante domande e possibilmente anche tante risposte se riusciamo. Il titolo è questo perché noi affronteremo i sintomi gastrointestinali, ovviamente è un mare magnum, c'è dentro tantissimo, è una cosa enorme, non si può affrontare una specifica patologia, le varie specifiche patologie. Quindi noi parleremo di come la dieta può essere di supporto nella gestione di alcuni sintomi gastrointestinali. Ecco, qua è un altro mare magnum, esagerato. Bravo! Il bruciore di stomaco, infatti. Come la dieta può essere di complementare l'utilizzo anche magari di altre strategie terapeutiche. Questo è interessantissimo. Per la gestione di questi sintomi, ma poi invece la celiachia invece è il prototipo della malattia in cui la dieta è la terapia. Quindi volevamo far vedere come il ruolo della dieta nella gestione delle malattie gastrointestinali può essere un ruolo in alcuni casi terapeutico, e questo è il caso specifico della celiachia. Non ha una terapia la celiachia se non la dieta senza glutine, e invece ci sono degli ampi spettri di malattie, di disturbi gastrointestinali in cui la dieta invece ha un importante ruolo complementare. Quindi noi affronteremo questo dottore, bravo, perché ha focalizzato proprio un punto, direi, cardine, importantissimo,
la dieta e i disturbi gastrointestinali, come, ecco, esatto, interagiscono, cosa, e poi la dieta ovviamente per la celiachia, in quel caso direi che è un percorso abbastanza diciamo obbligato, bravo, obbligato. Ecco, non mi veniva il termine, questo sicuramente Mare Magnum è esagerato, dottore, avete esatto, voluto mettere in campo a 360 gradi. No, beh, assolutamente sì, per fortuna dottor Rondonotti, per ho detto, la celiachia è una cosa abbastanza, tra virgolette, recente, no? Però passi in avanti ne sono stati fatti, no? Anche banalmente dal punto di vista proprio dei prodotti. Assolutamente. Qui, sì. Cioè, i passi sono... Assolutamente, sì. Chi veniva uno che è celiaco... Chi veniva diagnosticato con questo tipo di condizione 20 anni fa, okay, gli veniva proposta una dieta, sostanzialmente mangiava in farmacia, nel senso che aveva soltanto una piccola quota, un piccolo range di prodotti all'interno del quale muoversi, era un po' vincolato. Attualmente basta guardare gli scaffali dei supermercati, la spiga barrata che indica il prodotto senza glutine è sempre più frequente, quindi c'è stata sicuramente un'esplosione, con i suoi pregi ovviamente per il paziente celiaco e magari con qualche difettuccio, nel senso che questo tipo di comportamento è diventato ultimamente anche molto di moda, per cui si sente parlare perché di moda, allora, dottore? Pensi a alcune star, Miley Cyrus, sì, Djokovic, Lady Gaga, okay. Che dicono io sono celiaco oppure mangio senza glutine perché mi fa stare meglio. No, ma sono celiaco dicono o dicono mangio dicono senza, glutine. Perché è diverso, vero, la cosa, voglio perché, dire. No, poi ci mancherebbe. Ci sono alcune conoscenze, le famose fake news che sono circolate intorno a questa condizione, a questo tipo di dieta, che hanno favorito la sua espansione. Mi fa dimagrire, mi fa stare meglio, sono meno gonfio. È vero. Il mio amico. No, sono fake news. È vero. Parzialmente. Sentiamo il professore. Molto parzialmente, nel senso che effettivamente la dieta senza glutine può dare un sollievo parziale da alcuni sintomi, ma ha degli importanti risvolti che devono essere conosciuti prima di decidere di imbarcarsi in questo tipo di dieta. È una dieta restrittiva significa che si tira via questa cosa qua, bravi, possiamo continuare, sono stati molto coinvolgenti i due ospiti, no davvero dobbiamo tornare a lavorare, vi lascio tornare dottore, no però è veramente molto molto interessante, io credo gentili ascoltatori e telespettatori, approfittatene, che, no veramente ne vale la pena, perché questo è un tema da sviscerare in maniera importante, perché poi essere celiaci è una cosa, comunque una condizione, e a volte poi sì c'è la moda, quello che diceva anche di alcune star, ci mancherebbe altro, ecco, però esaminare, approfondire, capire bene quello che diceva Emanuele è importantissimo, e poi il mal di pancia, il gonfiore soprattutto, lo stomaco, ho un bruciore di stomaco, lì c'è da rispondere. Ma c'è di più, perché talvolta la dieta può anche avere degli aspetti negativi, cioè chi si fissa magari troppo sulla dieta, occhio che ci sono le signore, sono sempre dottore, occhio, scaturisce in atteggiamenti anche un pochettino ossessivi che portano poi a restrizioni alimentari con cali di pesi, deficit nutrizionali, quindi noi come gastroenterologi dobbiamo anche capire quando porci un freno con le indicazioni dietetiche. Sì. E noi, e anche in questo caso, la psicologa è importante, che ci sarà oggi. Quando la dieta può diventare invece un qualcosa di controproducente per il paziente. È vero. Quindi vedete che la psicologa in queste tematiche gastrointestinali ci sta veramente in tanti aspetti. Devo dire che abbiamo anticipato in maniera ampia e dettagliata e anche molto interessante con i due ospiti che ringrazio, li faccio tornare al Valduce a lavorare, Emanuele Rondonotti, Franco Radaelli dell'ospedale Valduce, gastroenterologi appunto, grazie, davvero. Grazie a voi. Allora alle 17 in Pinacoteca vi aspettiamo tutti, con tutti i risvolti, le diete, la celiachia, preparatevi, ma le domande, va bene, ma sono gonfio, ma non sono gonfio, venite davvero, vi aspettano, grazie dottori, grazie, buon lavoro. Grazie.